A Satana piace creare confusione. E hai ragione, ci sono diverse vedute sulla venuta di Cristo. E in Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 14, ci viene detto che Satana apparirà come un angelo di luce. Questo sembra indicare che Satana stesso apparirà su questa terra come Cristo, sarà su questa terra. Sono certo che sembrerà come Cristo. Farà miracoli straordinari che sembreranno venire da Cristo. Tutto ciò che dirà sembrerà buono. Sarà un inganno magistrale, ma quello che farà sarà cercare di allontanare la gente dalla legge di Dio, come abbiamo visto in una presentazione precedente. Questo, secondo quanto comprendo dalla parola di Dio, avverrà probabilmente proprio alla fine. Nel supremo sforzo di ingannare, egli stesso apparirà e dirà: guardate, ciò che è stato insegnato sulla legge di Dio, che in realtà è disubbidienza alla legge. Beh, egli sosterrà questa disubbidienza fingendo di essere Cristo. Se non siamo ripieni di spirito e non abbiamo lo spirito di discernimento, che è uno dei doni dello spirito, non avremo appigli e saremo risucchiati da questo inganno. Come hai menzionato, c'è anche l'idea del rapimento segreto quando Gesù tornerà. Beh, in sostanza, quando consideri le scritture, ci sono così tanti testi. Gesù, quando parla della sua venuta, dice che sarà come il lampo che sfolgora da levante a ponente. Voglio dire, puoi anche avere le persiane chiuse. Se c'è un temporale fuori, vedrai il fulmine. Dice anche che ogni occhio lo vedrà quando ritornerà. Fatemi leggere questo versetto. È qui in Seconda Tessalonicesi. È un testo molto importante su questo argomento. Allora c'era confusione riguardo al tempo della venuta di Cristo. Seconda Tessalonicesi 2. Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Sta parlando della seconda venuta, e se controllate il greco è parousia. Questa è la parola greca, ed è la stessa parola che usano quelli che credono nel rapimento segreto per riferirsi al rapimento segreto. Quindi sta parlando della parousia, e dice qui: riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistola, come se venisse da nostra parte, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Sta dicendo: alcuni stanno insegnando che verrà molto presto, ma non verrà molto presto. Ricordate che Paolo stava scrivendo 2000 anni fa. Poi dice al versetto: nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifesto l'uomo del peccato. Oh! Ora abbiamo a che fare con l'opera dell'Anticristo, l'uomo del peccato e il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Quelli che credono nel rapimento segreto credono che il popolo di Dio sarà portato via prima che l'Anticristo appaia e abbia luogo la grande tribolazione. Qui Paolo insegna chiaramente che la parousia non sarebbe venuta se prima non fosse venuta l'apostasia e non fosse stato rivelato l'uomo del peccato e non fosse venuta la tribolazione. Questo è ciò di cui si parla al versetto 3 e 4. Questo ci dice chiaramente che la venuta di Gesù avverrà dopo che il grande anticristo si manifesterà con potenza e il mondo attraverserà la grande tribolazione. Questo è il motivo per cui il popolo di Dio deve essere ripieno di spirito con la prima pioggia e poi con l'ultima pioggia e avere Gesù che vive la sua vita al 100% in loro. Questo è l'unico modo in cui potranno superare la tribolazione. Ora, Satana vuole che crediamo che non dobbiamo preoccuparci della tribolazione perché, se siamo a posto con Dio, saremo rapiti via e non dovremo passarci. Beh, la Bibbia insegna qualcosa di molto diverso.